Ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere l'esercizio che si chiama wall ball, nient'altro l'esercizio di buttare una palla medica ad una certa altezza sulla parete. Ora vediamo Andrea come effettuerà l'esercizio del wall ball per la prima volta. Lo faccio come un Atlas Turner. Ecco le prime tagliare. La prima cosa che dobbiamo valutare quando andremo a effettuare un wall ball è la distanza del nostro corpo verso il muro. Si consiglia di mantenere una distanza più o meno di 40 cm, in quanto se il nostro corpo dovesse essere troppo lontano dal muro sarebbe difficoltoso spingere la palla verso l'alto, in quanto la palla non farebbe più un movimento verticale ma un movimento verso il muro, e questo ci farebbe perdere energia e forza. Ok ragazzi, allora se ho capito bene, non è la pallavolo che dobbiamo stare distanti, non dobbiamo stare neanche troppo attaccati, la giusta distanza. E ci permette di affrontare meglio l'esercizio. Ok, andiamo a sistemare adesso i gomiti di Andrea e il posizionamento della palla in fase iniziale. Cercheremo sempre di tenere la palla a contatto con il nostro corpo e in posizione di squat manterremo i gomiti all'interno delle ginocchia. Ok, allora se ho capito bene, se sto aperto devo contrarre deltoide e petto per mantenere la palla, se rimango chiuso rimane sul mio poligono di appoggio ed è tutto più semplice. Quando effettuiamo una ripetizione di wall ball effettuiamo uno squat, quindi cercheremo di portare il bacino sotto il parallelo del ginocchio e dovremo sfruttare l'estensione del bacino prima di pensare a lanciare la palla in alto. Quindi utilizziamo il bacino in questa maniera. Prima di effettuare il press verso l'alto, pensiamo a estendere completamente il bacino. Allora, allenatevi con un dildo ad andare sotto il parallelo e se ho ben capito, non devo già qui spingere la palla, ma devo distendere le gambe, distendere il bacino e sfruttare la spinta. Sono troppo potente. È il momento ora di ricevere la palla medica e di ricominciare con il movimento. In questa fase è importante capire di non piegare il bacino prima di aver ricevuto la palla e di averla riposizionata vicino al nostro petto. Ok, quindi in questa fase, se ho ben capito, quando ricevo la palla non mi piego già sugli arti inferiori, ma la ferro, la porto vicino al mio centro di massa, gomiti chiusi, vado giù e riparto. Vediamo. Andiamo a vedere ora l'esercizio completo del wall ball. Consigliamo ad Andrea di andare a effettuare un workout del CrossFit Benchmark che si chiama CARE. Consiste nell'effettuare 150 wall ball 4 time. Quanto ci mette? Ci mette 50, 51, 52, 53, non li faccio più i tutorial qua, 54,
55. Andare sulla punta dei piedi è una cosa normalissima quando effettuiamo i wall ball. L'importante è ricordarsi che quando andiamo a ricevere la palla medica e affrontiamo nuovamente lo squat, il peso sia ben distribuito sui talloni.